Presidente, benvenuti a questa magnifica serata. Incominciamo subito con una meta segnata dal capitano Salvatore Bonetti. Allora intanto porto un'altra sedia. Allora, signore e signori, tu hai finito lì il tuo segretario, sì. Allora, prima di iniziare brevemente Roberto, padrone di casa. No, io sono imbarazzatissimo. Allora, se tu salti, io vi ringrazio, non dico parole. Se tu salti, io vorrei intanto subito la foto storica del 15. Quella storica però, Questa. No. Eccola qua. Beh, praticamente come Fulvio, siamo uguali. Praticamente ci siete tutti, no? No. Come no? Che succede? No, manco io lì. Come fa a mancare lei? Manco perché. Allora, un attimino solo. No. Non si agiti. Un attimo. Si stava attaccando allora, le scale. Perché? No. Perché ci sta la tecnica che ci aiuta in questo caso. Allora, Roberto, vai. Vai in Photoshop. Umberto. Vai, vediamo un po' che succede. Aspetta, che l'altra domenica mi ha chiamato. Aspetta, posso dirlo? Pietro Monfeli. Vediamo se adesso ci siete. E mi ha detto voglio scrivere a Wikipedia per mettere riparo a questa. Noi lo abbiamo già fatto in parte. In queste foto c'è scritto perché non c'è. Non l'ha visto, indaffarato a scaricare le foto, c'è scritto, però vogliamo lasciare a lui l'onore di digitare il suo nome dentro, perché da questo momento in poi il nome c'è, però lui deve essere d'accordo su quello che abbiamo scritto. Mi stava a scambiare la maglia con l'altro. Se lui è d'accordo diventa ufficiale questo. Va bene. Se dobbiamo cambiarlo. Scusate, ma mi vengo in brivido. Però ecco quello che siccome faccio il giornalista lo vuoi dire anche perché non hai portato il dato tanto non gli ha dato la maglia, non ha cambiato la maglia perché loro dovevano affrontare la doppia tournée, perché era una tournée dove loro giocavano in Inghilterra e in Francia, quindi avevano tutta una serie di partite da fare e il numero delle maglie che loro avevano era non prevedeva lo scambio con la maglia in Italia. In quella giornata grande né foto né maglia, stasera abbiamo risolto tutto. Non finisce qui perché noi abbiamo invitato anche uno scrittore, Antonio Falda, che ha scritto un libro, Il 15 del Presidente. Lui non è potuto venire stasera, vi leggo solo due righe, dice: auguro a tutti i partecipanti di vivere insieme momenti indimenticabili e di fraterna amicizia, così come è nello spirito del nostro meraviglioso sport. Porta un saluto particolare ad Arturo, che forse ci sarà sabato, Pasquale, Ghi e Pietro. E poi aggiunge: ho scritto due righe che voglio dedicare a te e a tutti gli amici del 15 e io invito Pietro a leggerle. Comincia qui e finisce dietro. Entriamo nell'atmosfera della partita. Esatto. Quando giocano con gli All Blacks, domenica 4 novembre 2012, sono uomini come noi. Calvin tranquillo, seduto negli spogliatoi, gli spiega: Padova è lì fuori, il mondo è lì fuori, tribune colme, profumo d'autunno. Non preoccupatevi, ripeto, sono uomini come lo siamo noi. Nel silenzio dei nostri sguardi solo la voce del gallese, lui che lì ha già battuti. Premetto una cosa, Calvin James era l'unico giocatore che si poteva vantare di aver battuto gli All Blacks a livello di club. Loro avevano giocato negli anni 70 a Clanecli, che era la squadra dove quella che adesso si chiama Charlotte, che avrete visto anche in televisione. Scarlet, che avete visto anche in televisione. È l'unica squadra al mondo che si fregia del privilegio di aver battuto gli All Blacks a livello di club. Lui che lì che li ha già battuti. Lui è stato anche allenatore dell'Lions e credo che abbia fatto il grande slam in
in Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, sì. Il grande slam vuol dire che in pratica prima, quando non c'era il mondiale, perché gli inglesi, da inglesi, non accettavano il fatto di andare al mondiale, perché loro dicevano che avevano degli incontri più importanti di quello che poteva essere il mondiale, erano le varie tournée che venivano fatte nell'emisfero sud. E una delle più importanti è quella dei Lions, che in pratica riuniva tutto il Regno Unito e che andavano a giocare poi giù nell'emisfero sud. In questa è una di queste tournée tra le più importanti, perché credo che non ci siano tante tournée che abbiano fatto il Grand Slam in Nuova Zelanda. L'allenatore era Calvin James, l'allenatore che ci ha allenato per questa partita qui a Padova, e che ha avuto il privilegio di frezzare, così di aver battuto gli All Blacks a livello di club, li ha battuti anche a livello di Lions nella grande tournée che loro hanno fatto nei primi anni 70, dove l'ossatura della squadra era formata dal Galles, perché il Galles a quel periodo lì era a livello assoluto la squadra più forte, poteva dire che era la squadra più forte del mondo, perché avevano dei giocatori strabilianti, di qualità veramente... E poi in quello stesso periodo il Galles, che era all'80% formato dal Cardiff, venne in Italia e giocò delle partite contro nazionale, sì. Allora andammo all'Aquila Roma e poi noi andammo in Galles pure a giocare con noi. Dicendo tutto a Poletti come se mangiava a metà. Sì, sì, beh, il Galles in quel periodo... Che a metà che si mangiava all'Aquila. Gli ho dato la X a mezzo di pari, si è cascata. Io posso dire una cosa, da dire, la tournée del 70, la tournée del 70, dove c'è Pasquale, eravamo un po' l'ossatura delle Fiamme Oro, Fiamme Oro Padova, perché no, era prevalente era Fiamme Oro, perché si andava via ai primi di settembre, l'unica squadra allenata che a quei tempi si permetteva il lusso di andare in ritiro e allenarsi nel periodo di agosto erano le Fiamme Oro. Quindi a quel periodo c'era Bolesa come capitano, c'era Bolesa, Salsi, Doro Quaglio, e poi la struttura più grossa era un po' quella delle Fiamme Oro. Siamo andati a giocare su in Galles e con noi al seguito avevamo Julien Sabi. È stato uno dei più grandi scrittori di rugby francese, e quando siamo arrivati su ci ha detto: guardate che a livello di queste squadre neanche i francesi si permettono il lusso di sfidarle in questo momento, perché veramente noi giocavamo con il Clanetti che aveva battuto gli All Blacks, giocavamo con il Bridgen che era campione del Galles, e il Maesteg è nel cuore minerario del Galles. E io ho avuto noi abbiamo avuto una sensazione stranissima, perché per la prima volta abbiamo visto un campo segnato con la carbonella nera. Cioè, il verde non era scritto col bianco, ma era scritto col nero. Tua moglie mi aveva detto che tu sei la microliente, però a questo punto il giornalista, siccome lo faccio io, cominciamo da qua. Allora, stavo dando degli aneddoti. Lui è Massimo, gioca nel Tortoreto Rugby, quindi voi che siete grandi campioni, intanto fate un applauso alla Tortoreto. Adesso ognuno di voi si presenta brevemente al Massimo, così si presenta a tutti quelli che sono qui stasera ad assistere a questa bellissima... Non ti fanno niente, vieni con me. Pietro l'abbiamo conosciuto, però vi stringete la mano e tu gli dici chi sei, dove hai giocato, che... Vediamo. Io sono Pietro, numero 2. Ho giocato con il Fiamme Oro Rugby Padova, ho giocato con il Petrarca Rugby Padova e ho giocato con... Ora la conosci come Benetton, ma allora quando giocavo io si chiamava Metalcron Treviso. E in quella partita, anche se non era in foto, c'era. Però premetto che sono nato rugbisticamente a Viterbo. Perfetto. Ecco, ci tiene, Franco Baranti, metti la foto.
Quello per baffi alti, sì. Eccolo qua. Non è cambiato per niente. È anche uguale. No, voi lo si mantiene molto bene. Sì, pensate che c'erano le stesse date. Questa era la terza linea. Seconda linea. Perdona che non sei parente a Pietro, perché tu devi solo presentare. Se non mi tagliate prima. Allora, chi sei che allora, non giocava? Grande frate, sempre questo. Ah, okay. Terza linea è sempre stato il Petrarca. Quindi, il grande capitano del bianco nero sempre stato così. E Juventus nazionale. Quanti campionati hai vinto? In quegli anni, sei campionati. Vai avanti. Sei campionati di cui due rubati all'anno. Sempre polemico. Di questo ne parleremo dopo. Giocavo all'Aquila e ho giocato a Roma. E insieme a Baraldi mi sembra Paolo Mariani e anche a Boletti, c'era pure Boletti, sì. C'eri che all'Arena Milano con l'Australia? Penso che... sotto l'acqua. Guarda che lo sport che avete fatto mi dà un po' la testa. Io il vostro numero 8 anche quel giorno lì. Va bene? Pasquale Presutti, Pirone, Fiammeoro, Petrarca e attualmente mi diverto allenando. E vince pure perché si sa che ha vinto all'acqua. Ha vinto qualche studente. Sicuramente ha rubato l'acqua. Due anni fa è stato campione d'Italia con Petrarca, due anni fa quel signore lì, quello che ha allenato, allenava il Petrarca. C'è lui, sempre il solito Pirone. Che vuol nascondere le realtà. È un grande uomo, un grande allenatore. Grazie. E io mi chiamo Fulvio Di Carlo, l'Aquila. Il nazionale pure. Però diciamo che quello volevo dire cosa, quando c'è stata questa partita del 15 del presidente. Avevano fatto due squadre, una seconda squadra doveva giocare in Coppa Europa in Polonia e ci hanno mandato andare a prendere le mazzate. Ah, a prendere le mazzate. Bene, ah, Salvatore Bonetti, bresciano, ho giocato nel Lumezzane che era il mio paese, ho iniziato nel 66, sono nato a Brescia, poi ho giocato a Parma. Brescia ho vinto un campionato, sono andato a Parma, poi sono andato a Rovigo, capitano della nazionale per 3 anni, dovrei avere qui due scalpi All Blacks e Nuova Zelanda, invece, cioè Australia, invece una con gli All Blacks, un avanti ci hanno dato la meta che non era. L'Australia dovevamo vincere perché c'era un arbitro italiano, doveva per forza dare il contentino agli australiani perché ne avevano bisogno. Allora, quando si perde, bravi, ti battono sempre sulla spalla, così bravo ma sfortunato. Ringraziato. Io sono un capitano sfortunato. Io sono Paolo Mariani, ho giocato con l'Aquila Reg per una decina d'anni. Ho avuto la fortuna di fare il capitano in nazionale. Ho vinto 2 titoli solo perché qualcuno l'abbiamo regalato a Petrarca. No. Sempre il solito polemico che Paolo. No. Lui ha detto il giusto di Gallo. Volevo fare un appunto al segretario perché non ha chiesto la foto dell'altra nazionale della Nuova Zelanda, dove ci stavamo pure noi. Insomma, mi dispiace per il segretario, quindi lì non ci stiamo, però vuol dire che alla prossima porteremo una foto in più. Esatto. Ricordiamoci però, ragazzi, che quella che ho giocato io rispetto a loro, noi abbiamo perso 12-18 con la Nuova Zelanda. Loro hanno preso qualcuno in più. Se togli 6 punti. Senza la moglie di cucchiaio di Giancarlo, sempre il solito polemico. Se Giancarlo Cucchielli invece di fermarsi sulla lieve, il consenso di andare avanti, porta nessuno. Però noi siamo contenti. È un altro sfortunato capitano. No, ma perché quella fu una bellissima partita per un semplice motivo.
noi stavamo sempre a spogliarci e venne il presidente, quale presidente ci disse guardate, qua fuori dello stadio ci sono 2.000 persone che non hanno qua la prendere la partita perché le tribune sono piene. E stavano 2.000 persone fuori che non potevano assistere alla partita. Dice l'unica possibilità è quella di farle sedere intorno al campo, dentro al campo, dove stanno le spine laterali della croce. Noi consentimo questa cosa qui con l'intento che comunque se fosse successo qualcosa durante la partita loro dovevano rimanere seduti e basta, non dovevano assolutamente alzare. E noi abbiamo giocato la partita con 2.000-3.000 persone intorno al campo. Io ho la registrazione della partita che è stata una cosa meravigliosa e bella, cioè, cosa che succede nel rugby difficilmente può succedere nel calcio. Sicuramente. Allora un applauso a tutti. Ti hanno presentato la storia, eh? Tu in che ruolo giochi? Flamio. Come lo vedi, capitano? Bene, bene, bene. Tutto dipende sempre da due componenti. Qui e qui. Qui. Basta. Esatto. E dopo le bistecche. Le bistecche non ci sono quando acquate, però. Allora, però noi siamo qui a parlare di una partita. Allora, siccome il 15 del presidente. Esatto, tu hai portato il filmato? Sì, certo. Lo possiamo vedere subito, Roberto? Ah, il braccio. Certo. No, un attimino per far capire. È la terza volta che... Allora, Salvatore, dove si giocava questa partita? Allo stadio del calcio di Padova, che era Piani. Quanti spettatori? Ma non mi ricordo. 21.000, dico. No, 18. 18 era pieno. La capienza, erano in piedi. Era il massimo della capienza. Massimo della capienza. E quando si sta sotto negli spogliatoi ad aspettare che l'arbitro dica si esce fuori con 18.000 persone fuori, che succede? Per uno sport che poi... Potrebbero anche appuntarti un piede. Anche tu vai. Eccolo qua ragazzi, la partita che descriveremo questa sera. Ma non descriveremo nei particolari ma nelle emozioni. Questa cosa può, vabbè, puoi anche abbassare l'audio e tenerla là. Poi vorrei farvi vedere la meta che abbiamo fatto noi al confronto di quelle che hanno fatto loro due. Ne fatte due loro. La nostra, quella che abbiamo fatto, loro sono andati a fare in due paesi diversi la tournée. L'unica meta che in quell'anno lì hanno subito loro, l'hanno presa in mezzo ai pali da noi, ma dalla racchia, sì. Avevano portato la racchia, la prima volta che si vedeva la racchia. Però la palla qui su questa partita qui, cioè loro hanno portato in Europa la racchia che noi ancora non avevamo. Adesso voi che giocate le racche le fanno, cioè, queste sono le prime racche che si vedevano e l'hanno portata gli All Blacks in quella tournée lì, perché le innovazioni arrivavano sempre dalla Nuova Zelanda. La racche in pratica era una mischia, vabbè, prima facevamo le mischie aperte in piedi, si chiamava mischia aperta, le famose mulle, le mulle. E invece loro avete visto avanzante e poi giù tutti e la palla fuori dal posto. In attesa di vedere la meta, intanto Salvatore, io lo sapevo che fosse il giornalista, non lo sapevo. Grazie, ma pure io però sì, ragazzi, sono studiato ultimamente. Sì, ragazzi, sono un po' indisciplinati, però sono pure grossi nel dire manco tanto. Intanto il risultato finale è 17-9. 17-9. Fu un successo per voi perdere di così poco con tutti i netti? Visto considerato che durante la settimana si sentiva di tutti i colori. Per esempio pensavamo che l'unico spazio del campo che potevamo fare era quello di andare nella nostra meta e andare a centrocampo e continuare a fare quel pezzo di strada lì. Invece se avreste la fortuna di vederla tutta, penso che qualcosa avremmo potuto fare anche quel giorno lì. E allora tu ci racconti, voi ci raccontate l'emozione, perché questa ormai siamo tutti abituati a dire il Brasile nel calcio e qualcuno ha detto Paolo, il rugby non è il calcio, fortunatamente non è il calcio. Allora, nel rugby non si gioca contro qualcuno ma si gioca con qualcuno. Nel rugby ci si mette in fila, chi vince applaude chi ha perso e poi si va a mangiare tutti insieme. Tutti insieme. Allora però la motivazione là, l'allenatore, voi come siete scesi in campo? Innanzitutto eravamo coscienti di avere una squadra che poteva reggere
il primo tempo. Primo tempo anche perché avevamo dentro tre personaggi, che c'è una seconda linea che è quello lì, Naudé, era 2-2-2, giocava di diversi anni qui con noi. E lì con la rimessa laterale, una volta non è che se avete notato non si faceva l'ascensore, lì era solo esclusivamente abilità del singolo che giocava contro il suo diretto avversario. E poi avevamo un mediano di Mischia che doveva venire stasera e mi è dispiaciuto molto non essere qui, perché era Guy Pardier, che anche lì era 5-6 anni che giocava a Petrarca, e era un mediano di Mischia. Per il suo carattere si è giocato la nazionale francese, se no il livello era quello. E poi avevamo Nelson Bebro che doveva essere qui anche stasera, però chi lo sa si sarà perso a Roma, che era un'apertura sudafricana neozelandese, non si sa di che nazionalità fosse, però cioè avevamo quei tre punti lì e di conseguenza erano quelli che facevano gli anelli di congiunzione per tutta la squadra. Va bene, non scappare perché è il momento di fare un po' marcia indietro e vedere un'arca dei nostri giochi, perché purtroppo quella lì non c'è. Ah, non c'è? No, perché... la Rai non l'aveva. Non aveva capito che era una cosa importante, comunque, il regista. Ma quella vecchia la possiamo fare noi, se non è... Sapete perché? Non c'è. Lo sapete perché si chiama, perché è stata chiamata il 15 del presidente, questo cosa sacro, non ce la fare. Sapete da dove deriva il nome? Mentre troviamo filmato. Allora, il nome è nato perché in pratica con noi giocavano. Te ricordi c'è sombarato là? Sarebbe pure cantato. Con noi giocava Guy Pardier, come ha detto Moretti, giocava Nick Naudé e giocava Nelson Bebro. Loro erano tre stranieri, ma Pardier è arrivato in Italia nel 73, noi abbiamo giocato nel 77, quindi credo che erano già 4-5 anni che stavano tutti in Italia, quindi erano più che italiani. Anche Nelson era di più addirittura, Nelson era di più, e anche Naudé era tanto che c'era. Allora, siccome erano i 50 anni del rugby italiano, e questa partita veniva per i festeggiamenti dei 50 anni, però non poteva essere considerato ufficiale perché noi avevamo tre stranieri, adesso ce ne sono 15 in Italia, tre stranieri, non è un altro discorso. Allora l'hanno camuffata questa squadra col nome del 15 del presidente, in onore della Federazione Italiana Rugby e dei 50 anni del rugby italiano. Allora, prima di vedere l'ACA, domanda a tutti voi, ma voi potevate immaginare che in un piccolo centro dell'Abruzzo, Montorio, qualcuno riprendesse questo nome per poi vedersi ogni 60 giorni, perché voi probabilmente nemmeno sapete tutto su questa società. Moretti si è informato. No, perché Moretti si è informato. Salvatore, quando ci siamo conosciuti, siamo stati a cena insieme. Pure noi siamo stati a cena. No, ma lui lo sai che faceva? Parlava e dopo ogni 3 secondi diceva, è incredibile. Ogni 3 secondi diceva, è incredibile. Allora, quindi voi siete... Com'è nata? Pazzo, l'hanno chiamato al telefono, perché lui è l'animatore. Allora, vediamoci prima quest'altra, perché poi vi voglio chiedere di quest'altra. Facciamo a cambio? No, questo ha messo sta staccando il piano. Dai, su. Questa qua invece è il... Cos'è questa? Quella cattiva? Sì. Ma più che questa è cattiva, mi sembra stronza. Questa è una castronza. Poi ce lo spieghi perché. Questa è una bagliacciata. È una bagliacciata proprio. Ora hanno le scuole di acqua, proprio fanno le scuole. Si vede sulla pelle d'oca anche sulla pelle. Thank you.
cambiare le gambe dei visibili. Allora, questo dicono che sia l'acqua cattiva, no? Che si fa contro l'Australia. Ha un nome, ha un nome. Capopanno. E loro convinti che voi eravate zero, che vanno cantato, guardo sole, quando è bello. No, ci hanno fatto l'aga. Allora com'è andata? Raccontateci, che è successo? Scusami, può essere una battuta, una barzelletta, sì. Ma quando noi abbiamo giocato con le Isole Figi, a Figi ci hanno fatto sole mio, come il nome. Ah sì? Comunque, a parte gli scherzi. Allora, che succede? Che succede? Prima di... Noi siamo stati a giocare in Nuova Zelanda, abbiamo fatto la tournée, no? Ci stavamo. E loro ci hanno detto, primo, l'aga la può cantare chiunque, perché l'aga nell'origine, siccome loro sono molto superstiziosi, i maori, sono superstiziosissimi, allora per loro è tutto animato, tutto... Hai visto che c'hanno quegli idoli che... quelli sono degli che fanno non al nemico, agli spiriti. Agli spiriti. L'aga è nata originariamente come sberleffo agli spiriti per farsi coraggio. Esatto. E lo facevano i marinai, perché maori sono marinai migranti. Cioè anche se so pure se lo sapevano. Nessuno, cioè se uno si immagina quando è grande il Pacifico, no? È esterminato. Con l'aereo ci vogliono 11 ore per farlo. Guardarlo, sì. Loro lo facevano con i barconi di papiro, andavano da una parte all'altra, e ovviamente piccoli uomini in mezzo al Pacifico ci avevano paura, e quindi si dovevano fare coraggio attraverso queste cose sofisticate. Sì. E una di un modo era l'aga, sì. Che l'aga non era col taglio della coda, a chi gli tagliavano la coda? Gli spiriti. Se li dovevano. Però la domanda per ritornare, che impressione fa subire un'aca? Ma poi bisogna vedere, secondo me la prendi, ci sta chi ride, chi sfida. Dice guarda quanto è scemo quello che sta parlando. Ha visto quando, tra l'altro fanno dei movimenti che in Italia si dicono quasi. No, molto. Quella l'hanno messa dopo, prima non la prima facevano così, poi invece quando sono così. Se vede che hanno visto qualcuno. Sempre gli italiani. Allora. Parecchi, per esempio, mentre loro fanno questa cosa, i francesi avanzano e gli francesi sfidano, no? Io quando me l'hanno fatto prendere mi sono rito, perché tutto stava a pensare, perché quella è tutta coreografia, poi quando giochi arrivano le mazzate. Io non sono d'accordo su questo. Sentiamo. Stavo prendendo in giro, mi veniva da ridere a me. Io l'ho vissuta. Per replicare ai tre quarti d'ora, vai. Io l'ho vissuta come penso tutti i miei compagni, tutti quanti, perché eravamo molto molto preoccupati secondo me, però avevamo un grande maestro, Ludo Falda, qua ha descritto perfettamente Calvin James, ci ha fatto vivere quel momento in una maniera incredibile, cioè noi siamo entrati in campo... Perché bisogna ribaltarla quella situazione. Sì, è chiaro, esatto. È chiaro, noi siamo entrati in campo, le 20.000 persone non esistevano neanche, io vedevo solamente il colore delle magliette loro e quando loro hanno iniziato l'aca io... Dentro di me, a parte che ero tesissimo, tiratissimo, tant'è vero che la prima mischia che lui ha fatto mi ha lasciato fuori a mezzo busto e sono arrivato in ritardo a entrare dentro, quindi... A parte quel problema lì, cioè, io quando loro la facevano, muovetevi a farla perché devo toccarvi. Cioè, io li volevo toccare subito, volevo sentire che erano veri, che c'erano là davanti, che c'erano. Cioè, se noi ma lui era con me, quindi eravamo attaccati vicino, quindi lui era il mio pilone, ma io ero tranquillo perché avevo loro, avevo lui e Piovan che mi facevano da spalla. Tu una volta sei originario, sei una maggioranza marchigiani. Trasacco. Siamo marchigiani, Io sono marchigiani. E qui siamo in marchigiani. Guarda che siamo in maggioranza marchigiani stasera. Vai, attenzione. Trasatto, però dici che sei vissuto pure all'Aquila. Vissuto molto all'Aquila. Allora diciamo che ai tempi nostri era meno impressionante di quello che può essere adesso.
cioè io ho una foto a casa dell'ACA, andava un po' ognuno per conto suo, non era un'organizzazione. Possono diventare i professionisti. Adesso... è sponsorizzata l'ACA. È sempre l'emozione. Sì, allora no, è sempre qualcosa. Cioè prima era una cosa sentita, poi sponsorizzata. Che... poi la cosa che mi ha impressionato di più a me invece è stata l'ACA. Noi stavamo a Abano Terme tutti insieme, sia voi che noi, e dopo la cena... il venerdì ci siamo andati a fare la camminata per Abano Terme e ci stavano pure loro e ci stavano già con loro due o tre giocatori giocavano in Italia, Eden e Oliver, che con i quali io e Pierluigi eravamo molto amici. Venivano dall'altro lato della scala, come ci hanno visti, cioè, se ne sono andati per non salutarci addirittura. Sì. Lo ricordo per questo perché? Perché prima della partita non ci dovevamo conoscere. Ah, non è vero? No. Ha detto la partita è una cosa, l'amicizia è un'altra. Questo per farti dire lo spirito di questa gente. Però questa è gente scema, ci stanno i calciatori che prima della partita fanno le scommesse clandestine e si vanno un sacco di soldi. Stavi dicendo? Sì, che ecco, io ho avuto per esempio un impatto con la Nuova Zelanda, ce l'ho avuto con questi due grandi campioni che erano le seconde linee titolari della Nuova Zelanda, Andy Eden e Frank Oliver, che hanno giocato a Roma con l'Algida, sì. E hanno veramente apportato qualcosa di nuovo in Italia. Cioè, due giocatori che fisicamente straordinari, cioè proprio discorso osseo superiore al nostro, di una sofferenza, di una grinta, di una eccezionale. E devo dire che tutti gli All Blacks sono così, perché per esempio a me mi raccontava Oliver che lui il comune gli dava un territorio di, fai conto, 4-5 km quadrati, glielo dava a inizio. Ecco, cara, sto io a te pure. Lo Serafino. Guarda che hanno fatto la fotografia al Serafino. Gli davano sto territorio che in cui nel giro di 3-4 mesi doveva disboscare completamente. Il lavoro suo era tagliare gli alberi, 4 km di alberi. Allora, per capirci. Nel 1908, se avessero fatto una classifica del, come adesso lo chiamano, il ranking mondiale, sarebbe quello che c'è ancora adesso. Cioè, per dire che gli All Blacks hanno fatto la prima tournée nel 1908, hanno fatto 60 partite e ne hanno persa una in gamba. 60 partite ne hanno fatto. Stavano via 3 mesi, venivano con la nave. Stavano qui 3 mesi. Ce lo spieghi. 60 partite, ma ne persa una sola. Una sola. Perché si chiamano Blacks? Si chiamano Blacks perché una di queste prime tournée che facevano con la nave quando venivano proprio all'inizio del Novecento, diciamo, cioè 1908. Praticamente sbarcarono in Inghilterra e il commentatore della radio inglese praticamente disse più di una volta, capito, sono in mezzo al campo, ci sono tutti i tre quarti. Tutti i tre quarti, sì. Perché si muovevano come i tre quarti, sì, gli stessi avanti, sì, e lui vedeva, capito, un mare di tre quarti. Tutto e da quel momento All Blacks diventò All Blacks e loro si chiamavano poi da loro in poi, vestirono di nero, perché prima non vestivano di nero. Questo è successo come a un mio amico il pub di Londra, che ha detto The Beer, please, gli hanno portato un bambino e invece lei. Chiudiamo il giro con l'ACA, con te, dimmi. Con l'ACA? Sì. Ma io non ho ricordi particolari. Ecco. E quindi si va da guarda, un messaggio, ma non per... vorrei dare un messaggio ai giovani, dovete avere degli obiettivi e non sentirvi mai inferiore a nessuno. Questo è il messaggio che vi do, ma con modestia è questo, e solo con duro lavoro si riesce a battere gli avversari. Nessuno ti regala niente, ma nessuno è più forte di te se non lo dimostra in casa. E anche nella vita questo è. Ma questo è un messaggio, il rugby è una scuola di vita. Esatto. La cronaca della partita ce la fai brevemente? Giornalisticamente, se no la fido a Pietro.
la filosofia della partita, noi dovevamo solo esclusivamente continuare a giocare dietro loro, sì, cioè calciarti dietro la linea dei tre quarti, perché praticamente loro con la palla in mano erano molto più fisici che noi. Sì. Allora noi tutte le volte che avevamo la palla cercavamo di andare nel loro campo e sperare di andare a recuperarla. E di conseguenza tenevamo sempre sotto pressione anche loro. E quindi? E così siamo riusciti a imbrogliargli il loro gioco. Almeno nel primo tempo, no? Giusto? No, anche secondo tempo, anzi, secondo tempo abbiamo avuto anche delle opportunità anche noi di farlo, però. È sempre quel famoso però del capitano sfortunato. Senti, è differente, perché prima è uscito un po' fuori. È differente Italia All Black di dopodomani e di quella che si è vissuta 40 anni fa? È tutto un altro sport. È tutto un altro sport. Ecco, spiegaci, perché anche io sono affascinato, innamorato del rugby, perché anche se cambiate e diventate come gli altri sport, avete un vantaggio almeno 20-30 anni. Io dentro di me ho sempre pensato che io non ero inferiore a nessuno, che fossero neri o ciclamino o verdi, io non ho mai avuto problema a livello di dire io sono inferiore a quello lì. Ma io ero inferiore per una cosa sola, che tutte le mattine mi alzavo per andare al lavoro alle 8 e andavo a allenarmi la sera dopo aver fatto il mio lavoro. Di conseguenza il mio problema era arrivare agli ultimi 10 minuti del primo tempo e altrettanto del secondo tempo. Perché se giocavi contro i francesi, o la prendevi subito, o se no la prendevi a 10 minuti dalla fine del primo tempo e altrettanto del secondo tempo. Perché? Perché noi non eravamo allenati come erano allenati tutti gli altri. Perché là era io sempre, e difatti io quando ho fatto la tournée in Sudafrica, la prima che hanno cercato un sacco di persone a venire, qualcuno per lavoro, uno per l'altro, uno per paura perché pensavano che fossero leoni e elefanti che entravano in campo, siamo andati là. Se non avessimo iniziato la tournée, da dove è finita, io sono sicuro che non avrei mai più perso nessuna partita, perché avevamo acquisito la preparazione, la mentalità, ma la preparazione fisica che reggevamo 80 minuti su 80 a quel ritmo che ci imponevano le squadre avversarie. Quindi per chi non sa di rugby, il rugby è tre quarti è fisicità, perché ci si stanca tantissimo, perché ad oggi è ancora di più. Scusa un attimo, ma tu hai visto uno sport dove non ci sta la fisicità? Perché basket, pallavolo, sì, io so che tu sei una passione del basket. Sì, però per esempio nel basket. Degli allenatori che sicuramente non saranno d'accordo su quello che ti dico io. Io non condivido il fatto che questo sport sia cambiato come dicono. È cambiato notevolmente una cosa, che è la preparazione di un atleta, su quello non ci sono dubbi. Ma per quanto riguarda il resto, la tecnica e quant'altro, io personalmente non è che oggi mi sentirei molto inferiore a questi qua, assolutamente no. Sì, certo, la velocità atletica è cioè non ci sta paragone tra quello che facevamo noi quando allenavi due volte era un signore. No, questo allena due volte al giorno. Ho detto che adesso è un altro sport, perché ci sono delle regole che hanno stravolto il nostro sport. Perché una volta la mischia, se avete notato lì, non c'erano tre tempi. Non è che uno doveva stare in spinta dritto così. Il signorino lì, la prima mischia che è entrata lì, l'ha talonata con la testa, ciò vuol dire che se sei in spinta alto così con la testa o te la getta sotto così il medaglio in mischia, cioè praticamente una volta la mischia, dimmi se sbaglio caro, sto parlando con te Pasquale. Si andava giù, c'è più basso che si capire, andava. Facci capire a noi che non siamo destri. Allora, per far sì che di mettere in condizione l'altra squadra, di mettere in difficoltà l'altra squadra nell'introduzione,
quello faceva il pilone dove introducevano la palla, più basso che andava meglio, perché andava il tallonatore avversario che doveva vedere la palla non la vedeva. Questo di conseguenza era facile che il tuo tallonatore la colpisse meglio. Questo è stato il perché abbiamo perso con l'Australia, perché un arbitro italiano che abitava contro l'Australia, dopo due volte che il pilone non faceva entrare la palla all'introduzione perché il mediocampista non vedeva, era calcio, ma si poteva fare. Per capire questa regola, Caleri ci ha fatto ripetere tre volte la mischia sotto i pali a un minuto dalla fine, sotto i pali dell'Australia. Avevamo vinto praticamente 18-15. Per capire questa regola è che adesso in pratica hanno introdotto una regola dove dice che la prima linea, non il tallonatore, ma la prima linea, per prima linea si intende tallonatore, pilone, non può scendere più basso delle anche del bacino, cioè questo è il massimo della che uno può abbassarsi. Prima questo non esisteva. Cioè prima, intanto ci mettevamo a 5 metri, quindi voglio dire, si diceva sempre, alla prima se deve sentire botto. Ancora prima se sceglieva la destra, la destra. Cioè 3-4 metri di distanza, le prime linee erano legate, lì, boom, entravano dentro proprio. E vai a spostare la testa. Sei cominciato a giocare una legge volta. Perché ha fatto di spostare la testa dal primo posto di con la testa. Non è indietro su questo, un attimo. Avevi la testa abbastanza guarda guarda questa entrata. Come tira su. Torna indietro. Prima. Ecco, bene, adesso ferma. Mandala tranquilla. Guarda come ti va la rincorsa, va da sbaglio. Guarda, vedi? Cioè, adesso una roba del genere non esiste più. Adesso devi star lì, bassi, tocco. Hanno ringraziato Dio, hanno levato tempo, pausa, ingaggio. Prima erano 4, no? Bassi, tocco, pausa, ingaggio. Adesso fanno bassi, tocco, via. Quindi devi, la distanza è questa del braccio e via, boom. E poi non puoi abbassarti. Prima c'era solo mischia. C'è una curiosità, perdere 18 a 15 con l'Australia, se già 15 tu mediamente quante volte ha ringraziato l'arbitro per dirlo, il capitano dell'Australia. Tradizione, finito il match, due squadre, lui dirigente, si trovano al terzo tempo. Chi è? Mitico terzo tempo. E durante il banchetto c'è anche la possibilità dei due capitani di ringraziare le proprie squadre, ci sono i discorsi ufficiali dei presidenti e dei capitani. Chi è? Il capitano australiano si è alzato in piedi, ha ringraziato tutti i propri giocatori perché la partita è stata molto dura sotto l'acqua, è un tempo veramente bruttissimo, tanta pioggia all'arena di Milano, e alla fine, quindi immaginate il silenzio della sala con tutti quanti i giocatori, allenatori, gli arbitri, i presidenti, e questo capitano australiano ha ringraziato i propri giocatori, la partita è stata durissima per lui, era l'ultima partita della loro tournée, e ha ringraziato poi l'arbitro perché in nessun altro paese l'arbitro italiano non avrebbe concesso i calci di punizione che c'erano a fine partita e avrebbero perso loro la partita testuale. Stavo dicendo Paolo, no, stavo dicendo il risultato. Noi abbiamo ricorda solo il risultato, ma non come abbiamo ottenuto ottimi risultati perché 15-16 con l'Australia. Vincevo con l'Argentina, perdemmo con la Nuova Zelanda per una manciata di punti. Io la prima partita ufficiale che ho fatto con l'Italia ho giocato con loro due a terza linea e battemmo la Romania, che all'epoca era una squadra di professionisti che vinceva con la Francia. Io con la Romania non ho mai perso, ho giocato 3 volte, 3-3 a Bucarest. Ma questa è la Parma, lì è stata la prima mia partita di capitano e lì abbiamo bastonati i rumeni.
Io vi voglio fare altre due domande, poi siamo in chiusura. Sì. Però una prima domanda è una curiosità. Ogni tanto scatta la rissa. No, ad oggi non più. I motivi, adesso non è più. Si fa finta? Tu dici, c'era ognuno risolveva. Un bello dei cazzotti finiva. Io non voglio offendere, ma secondo me tu una decina di risse serie l'hai fatta. Beh, io me le l'ho dato. Lui le faceva sempre. Era un cerino, era un cerino. Ma è uno sprozzo. Allora, una rossa. Allora, cioè, io ero un bravo ragazzo, tu eri. Ma finivano subito le rinze. Ma ti limitavi pure, li davi e ti limitavi. Allora, noi andiamo a giocare a Brescia. Andiamo a giocare a Brescia. Loro vincono il campionato quell'anno, perché erano fortissimi. Che giocava lui, Sarzi e Bolle sarà terza linea. Io stavo da quest'altro lato e giocava Peppino Cucchiarelli, un'altra terza linea per loro sconosciuta. Cioè. Allora, si metteva l'altro lato e pigliava un giro medio, mettiamo a giro Mariani. No? E va bene, una volta due, poi quando la veniva all'angolo, se permetti, vedi. No, ma infatti la cosa è come su, la cosa impressionante di Gallo. Correggimi se sbaglio, la cosa che io che vedo anche oggi quando seguo l'arbitro Repiti è che si danno un sacco di cazzotti. No, e poi proprio due, tre. Però poi non è successo niente, questa è la cosa più bella. Ma si danno i cazzotti. Ma ogni tanto si esatto, pure è partito qualcosa. Poi dicevo, aspetta che c'è un'altra cosa che voglio finire il discorso che è cambiato tutto. Perché adesso solitamente quando c'è una palla per terra che rotola senza padrone, una volta prima di andare a buttarsi sopra quella palla lì, non tutti andavano giù a buttarsi sopra lì. Perché se ti capitava qualche avversario, non è che ti scavalcava. No, ti veniva addosso. No? Praticamente, come dicevano gli inglesi, è tutto campo. Allora io posso entrare su questa adesso, cosa? Adesso, se ti capita di fare una cosa del genere, che uno ti sfiora, minimo prende 10 minuti. Giallo, adesso sono tutti capaci di andare giù per terra, mettere giù la testa. Una volta non tutti. Ci dovevi pensare. Richiamando questa cosa che ha detto Bonetti, quando siamo andati a essere nel 70, per quello che dico e ci hanno portato alla Negli a vedere il campo. Sì. Una roba meravigliosa che noi giocavamo al Mamiglio di Frascati, che era la roba come giocamento tappeto erboso, altri fili di palla, e anche a Catania, che quando si è arrivati a Catania nel Sobrebro la prima volta che l'ha visto, mi ha detto Pietro, cos'è essere questo? Un parcheggio? No, è il campo dove si gioca, io non gioco su campo da Negri, da Negri, un campo da Negri, con un fatto di aspetta, eccolo lì, andiamo alla Negri e ci fanno vedere il campo con le solite, perché il simbolo della Negri è sono la pignatta con il mago cioè sui pali, no? Sì. E sto campo era verdissimo, noi impressionati dall'erba, insomma, e siamo ricevuti dal borgomastro, dal sindaco di La Negri, e lui inizia il suo discorso e fa: so che oggi siete stati al campo e che avete visto la nostra erba e siete rimasti meravigliati dal verde dell'erba. Ha detto, l'erba è così verde perché siamo abituati ad innaffiarla con il sangue degli avversari. Allora ci guardiamo, dice sì, perché qui da noi è nato il motto che tutto quello che va fuori dall'erba va calciato. Quindi bellissimo, da là ci ha dato subito un biglietto da visita, esatto. Poi abbiamo preso 54 punti perché la meta valeva 3 a quei tempi. Ci hanno proprio urlato. E... A Catania? Era l'anno che abbiamo vinto lo scudetto. Catania non si sa bene per quale motivo era secondo. Quindi loro. No, era molto importante la partita perché vincendo là avevamo vinto matematicamente lo scudetto. Questi se faccio mette paura ai lati del campo, perché siccome noi c'avevamo le ali forti, è avanti, torna dietro, ci avevano messo il vetro. Questa è la meta. Questa è avanti, vediamo, questa gli hanno data, La sudditanza, questa è sudditanza. È sempre quell'arbitro, sempre quell'arbitro. Avanti, meta.
sempre quell'arbitro dell'Australia. Due, porco. Un altro problema, c'è un'altra cosa bella, seguendo il rugby, che il rugbyista generalmente non protesta più di tanto con l'arbitro. Ma è impossibile. Perché? Perché prima cosa no, sentite, questa è importante. Allora, prima cosa, quando si fa del rugby c'è una regola che devono imparare i ragazzini, rispettare per essere rispettati, d'accordo? Rispettare per essere rispettati. Secondariamente è un rispetto anche quello, perché praticamente possono sbagliare nel sbagliare, e poi se tu dici qualcosa non è che fanno finta di non sentire, ti danno 10 metri, praticamente tu fai avvicinare la squadra avversaria con un calcio a disposizione. Un po' il rispetto, un po' però, non conviene. Ti cambio, devi finire una cosa sul Catania. Comunque, secondo noi avevamo le ali forti, no? Erano le due ali della nazionale, Mascelletti e Ghizzoni, e quindi sì, avremmo vinto la partita facilmente aprendo la palla. Che hanno fatto? 5 metri a destra e 5 metri a sinistra, hanno messo le bottiglie di vetro. Non si è potuto giocare. Non si poteva giocare all'arco perché era. Non sto raccontando questa idea. Allora, ci stava tutto vetro per terra ai lati, però noi abbiamo vinto lo stesso perché siamo andati in mezzo. Io volevo chiudere con la domanda facendo una premessa che non c'entra niente con lo sport. Io una volta ho fatto un servizio su un orfanotrofio di Atri, che ho ritrovato delle immagini bianche e nere. La cosa bella è che a 18 anni il benefattore regalava le orfanelle, che ormai 18 anni uscivano da lì dove avevano appreso l'arte del cucire, regalavano la dote per sposarsi. Il rugby, cominciando da Paolo, voi che vi ha regalato, che portate in dote voi dal rugby? La cosa, guarda, volevo fare appunto questo esempio con i ragazzi. Se guardate questa partita, voi vedete che lì c'è stata la possibilità, quando andiamo a terra, di dare calci, di fare qualsiasi cosa che ti viene in mente. Voi tutto potete vedere anche una cosa di questo, perché queste sono le regole. Cioè, la prima cosa che ti insegna questo sport è il rispetto delle regole. Le regole vanno rispettate sia in campo che fuori. Cioè, se fuori ci si comporta male, siamo dei delinquenti. Se ti comporti bene, sei una persona onesta e corretta e sei rispettata da tutti. E questa è quella che succede da capo. Quindi la cosa principale è la serietà, la corretta. Allora iniziamo da giù in fondo a sinistra, così poi finiamo col capitano. Ecco, una cosa che tu ti porti sempre dietro, può essere pure ripetitiva perché la serietà, no, no, però qualcosa che poi ti ha insegnato qualcos'altro anche fuori dal rettangolo. Rugby è lo sport che ti entra dentro e ti piace per tutta la vita, e poi hai il modo di crescere assieme ai tuoi compagni, ma non perderli negli anni. Quindi tu puoi aver giocato con un francese, con un sudafricano, ti trovi in Sudafrica, ti trovi in Francia, lo cerchi, stai lì, stai in compagnia, ti racconti e stai bene assieme, cioè è un qualcosa, è un fil rouge che continua per tutta la vita. E questo è bellissimo, lo dobbiamo dirlo a... Nonostante aver rubato due scudetti, vabbè, ma voi siamo tirati non è così. Ce li hanno regalati. Comunque ce la fate a spiegare a Balotelli questo concetto? Balotelli da solo è un bravo ragazzo, sono ma integrati. Però Balotelli, quando viene ripreso dalla telecamera e sputa per terra, voi state a parlare dei ragazzi, di educazione e tutto quello, riesce a sputare in modo insieme. Non c'è una cosa del genere. Già ti fa capire che cos'è quello sport, non c'è parallelo, c'è sta parallelo. Ma non stavo dicendo così, quando uno il mondo visione spunta, ma perché me la vignate tutti col bello delle, perché no, è nero, no, no. Perché è piccolo e nero, ragazzaccio, comunista, comunista. Allora vai, a me quello che mi ha lasciato di più di tutto questo sport è che a 16 anni ho conosciuto quel signore là, dopo Fulvio,
e abbiamo cominciato a giocare in nazionale giovanile, in giovanile insieme, poi dopo abbiamo giocato giocare, insieme, a mezzo al campo, non esagerare, e anche questo signore qua con gli occhiali che fa lo stronzo mentre io parlo, no, qui è la meta di Francescano, sta la meta, guardate di questa meta, guarda sta meta, suo fratello Bruno, oh. Wow. E la boom! Guarda dove questa è grande, guarda dove la porta! Bello, bello, bello! Devo essere qui anche lui e che c'è. È grandissima sta meta, è bellissima, guarda. Nello è un amico nostro. Quello davanti è suo fratello Bruno. Sono due fratelli, sono sei fratelli a dire veri francescani. Sì, sì. Uno più forte di un altro, quindi. Hanno coperto pure 20 anni di direi che sì, sì. Guarda la finta, finta. Cadras via la boom. Due a favore. Due l'ha fatti fuori. Ma questo però, non due qualunque, voglio dire. Due qualsiasi. Bisogna fare una copia al Tortoreto Vecchio. Ah, perfetto. Comunque dopo 40 sì. anni di amicizia, ancora adesso ogni settimana ci sentiamo per telefono, lui mi chiama sempre da Pado e insomma questa è la più bella cosa che per me mi succede sempre la mia storia, una grande amicizia. Prego. Ma no, diciamo che è uno sport che racchiude un po' quello che è Buonavita, come abbiamo detto prima, devi scopitare, devi lavorare, nessuno ti regala nulla, devi sostenere, devi aiutare e devi lavorare, per cui restano le bellezze di quello che ti lascia, le amicizie, le soddisfazioni. Infatti una delle cose più belle, la Gran Sasso Rugby che gioca in Serie B all'Aquila, non parliamo di... No, però ha fatto uno spot per ActionAid, che è una cosa importante. Io ho intervistato il rappresentante di ActionAid, ma detto perché il rugby sostiene, come noi sosteniamo queste cose. Anche l'ha fatto Bastonesi, eh? Il giornalista, sì, quello della Gazzetta. No, c'è un regista, hanno fatto uno spot di... Poi sì, te lo faccio vedere. Lo conosco questo. Vogliamo saltare prima che non ha detto nulla fino a ora. Due parole. No, io alleno tuttora, alleno il Petrarca Under 20, come Pasquale allena le Fiamme Oro Roma, e lui allena i grandi, io alleno i giovani. Allora nei giovani cerco di far capire che secondo me il rugby è come la vita, cioè è uno sport stranissimo dove tu per andare avanti devi passare la palla indietro, e per passare la palla indietro se tu non hai qualcuno che ti sostiene tu non vai da nessuna parte. Allora le ragazze dico, in questo momento a voi vi sostiene la famiglia e quando voi diventerete grandi voi sosterrete i vostri figli, quindi nella vita c'è sempre qualcuno che ci sostiene, e il rugby insegna che per vivere ci deve avere sempre un sostegno, o un amico, o una mano, o qualcuno che ti aiuta ad andare avanti. Ah, beh, c'è un applauso. Bravo. Io ho il camiscione che mi sostiene, mi dà tutti i vestiti usati. La parola al comunista, come ha detto. Babbo, che l'ha detto sta parola? Il comunista, ma di che? Non si fa questo, lo sta a di che? Sì, c'è sempre stato. Pissaioli comunista. Stalinista, comunque se lo sai il WWF tu subito ti metti sotto su te, perché ci stanno più i comunisti, quindi. A parte le battute che ovviamente non esistono i comunisti come faccio. Io voglio dire una cosa, il rugby, per me, no? Perché poi nella vita non è che sono tutte rose e fiori. Io personalmente ho attraversato alti e bassi, però il fatto di aver giocato al rugby mi ha aiutato tantissimo. Uno, perché nei momenti di bassi, di magra, ho avuto le più belle attestazioni di amicizia, le ho avuto dai giocatori di rugby, dai ex compagni di squadra, anche non compagni di squadra, perfino da qualcuno del Petrarca, pensate. Io sono un carissimo amico del Petrarca, non un po' più giovane di pure lo sto giocando del Petrarca, con chi io gioco sarebbe Marzio Innocenti, col quale mi sento come per me un fratello, che abbiamo fatto i campionati di università insieme e da allora è rimasta l'amicizia. Sì.
Quindi l'amicizia vera, perché l'amicizia a dire alla persona ti voglio bene così, lo possono fare tutti, ma l'amicizia vera si vede in certi momenti. E soprattutto si sente, no? Sì, sì, ma pure non è materiale, solo materiale, è pure un aiuto anche a parole, però sentito e sincero, lo capisci che è uno stronzato. E poi un'altra cosa che mi ha insegnato di... Per esempio a me l'allenatore diceva, quando vedi che sei in trappola come il lupo e c'è la palla, puoi fare una cosa sola, prendere, soprattutto io che non sapevo fare altro, che mica sapevo fare finta, non sapevo fare, vai, abbassa la testa e vai avanti. Sì. E questo, nel rugby è questo, anche quando sbagli, non devi pensare, oddio ho sbagliato, perché se dici che ho sbagliato,